Questa è Bergamo, e quella che vedete alle mie spalle è un pezzo, uno scorcio delle mura, una delle costruzioni architettoniche più famose della città. La Repubblica di Venezia cominciò a costruire questa cinta muraria nel 1561. Il progetto originale prevedeva un anno di lavoro e circa 40.000 ducati di spesa. In realtà il progetto impiegò 27 anni a venire ultimato e il costo finale superò il milione di ducati. La particolarità di queste mura è che per la sua imponenza e anche per il fatto che in quel periodo gli interessi si stavano spostando dall'Europa alle Americhe, stiamo parlando della fine del XVI secolo, non vennero mai utilizzate. Infatti queste mura non sono mai state utilizzate per lo scopo per cui erano state costruite, cioè difendere la città. Nessuno attaccò mai le mura di Bergamo. Per quest'opera dalle grandiose proporzioni vennero mobilitate grandi quantità di operai, di architetti lagunari e bergamaschi, ma anche di soldati. Difatti bisognava anche demolire una grande quantità di edifici e la reazione degli abitanti avrebbe potuto richiedere l'intervento delle truppe a protezione del cantiere stesso. Per entrare nella parte alta, nella parte vecchia di Bergamo, la cosiddetta città alta, si possono utilizzare le quattro porte: Porta Sant'Agostino, Porta San Lorenzo, Porta Sant'Alessandro e questa che vedete alle mie spalle, che è Porta San Giacomo. Qui si può andare solo a piedi in città alta. La porta risale alla seconda metà del Cinquecento e pare si dovesse aprire più ad est, ma fu costruita nel luogo attuale per motivi economici. Pochi metri oltre si trova Palazzo Medolago Albani, importante esempio di architettura neoclassica. Costruito ad opera dell'architetto Simone Cantoni a partire dal 1770, venne acquistato nel 1841 dal conte Giacomo Medolago Albani, avo degli attuali proprietari. Piazza Mercato delle Scarpe è da sempre uno dei nodi fondamentali della città. Un tempo luogo di convergenza delle strade provenienti da Venezia e da Milano, oggi punto di accesso per i turisti che giungono in Città Alta, salendo da Porta San Giacomo o dalla stazione della Funicolare, mezzo di trasporto che è un vero e proprio simbolo della città di Bergamo. Dalla stazione della Funicolare, percorrendo la cosiddetta Corsa Rola, si arriva in Piazza Vecchia, vero e proprio gioiello dell'architettura rinascimentale. Ci troviamo ora in Piazza Vecchia, chiusa tra il Palazzo della Ragione e la biblioteca civica intitolata ad Angelo Mai, una piazza talmente affascinante che il famoso architetto francese Le Corbusier la definì la piazza più bella del mondo. La piazza costituisce ancora oggi il salotto di Bergamo ed è gelosamente preservata dal traffico degli autoveicoli. Fu progettata e costruita nel XV secolo e la si può considerare il primo passo verso la costituzione della città alta come polo artistico e culturale della città, che delega le attività più squisitamente economiche e commerciali alla città bassa. Al centro della piazza si trova la Fontana del Contarini, un dono che il podestà veneto Alvise Contarini volle fare alla città di Bergamo quando nel 1780 fu chiamato ad altro incarico dalla Serenissima. Sul lato nord-est della piazza si trova Palazzo Nuovo, oggi sede della biblioteca civica Angelo Mai. L'edificio ha mantenuto le armoniose linee rinascimentali, nonostante sia stato ristrutturato più volte. Di fronte si trova Palazzo Vecchio, palazzo che venne edificato al termine del XII secolo, tra il 1183 e il 1198, epoca in cui cominciarono a svilupparsi le prime realtà comunali all'interno del Sacro Romano Impero. Adiacente a Palazzo della Ragione si trova il Duomo, che prospetta sulla piazza omonima. La chiesa cattedrale, intitolata al patrono della città, Sant'Alessandro Martire, sorge su una preesistente struttura primitiva, probabilmente fondata nel VI secolo. La basilica più famosa di Bergamo è la Basilica di Santa Maria Maggiore. La leggenda narra infatti che nel 1133 i bergamaschi la edificarono in una notte soltanto per ottemperare a un voto fatto alla Madonna affinché li proteggesse dalla peste che si stava abbattendo su tutto il nord Italia. La basilica è caratterizzata dalla mancanza di un ingresso centrale e della facciata. Infatti questa è cieca in quanto era parete unica con l'antico palazzo vescovile. I quattro accessi alla chiesa sono così tutti laterali. Sul fianco sinistro, in piazza del Duomo, si apre la porta detta dei Leoni Rossi. A destra di questa si impone la cappella con leoni, con la scalinata d'ingresso delimitata da una cancellata di ferro battuto. Sempre sulla destra, sul fondo della piazza, il battistero. Il fianco meridionale apre invece su piazza Rosate, con la porta detta dei Leoni Bianchi. Qui siamo all'interno della Rocca di Bergamo, che sorge sulla sommità del Colle di Santa Eufemia e domina verso sud la parte bassa della città. È stata costruita all'inizio del XIV secolo, oggi invece è un museo che custodisce parte dell'arsenale usato durante i secoli dalla Repubblica Veneta e c'è anche un museo in memoria dei caduti della Prima Guerra Mondiale. Questi erano solo alcuni scorci delle bellezze straordinarie che la città di Bergamo offre. Tutto il resto è da scoprire.